Amici di Voci dal Cilento, ben trovati. Anche quest'anno l'Accademia del Presepe di Bello Sguardo ha realizzato un bellissimo presepe che è in esposizione nella chiesa principale di Bello Sguardo e come di consueto anche quest'anno abbiamo voluto accendere i nostri riflettori su questa struttura che peraltro ha un tema particolare, così come ogni anno. Quest'anno la scelta è ricaduta sul tema delle radici, come ha sottolineato il parroco Don Nicola Coiro. Sì, anche quest'anno ci ha stupito l'Accademia del Presepe. I nostri amici, insomma, con tanta passione, con tanta dedizione, ci hanno offerto quest'opera d'arte, sì, possiamo definirla così, partendo dalle radici, radici secolari che sono state messe a disposizione da uno dei componenti dell'Accademia e hanno creato quest'opera. Un particolare che colpirà è quello del mulino. E vogliono far significare che le radici della nostra storia sono anche lì, del lavoro dell'uomo a partire dal grano che veniva, come si produceva nella nostra terra e da cui parte poi il pane quotidiano, il pane della vita di tutti i giorni. A sottolineare questo concetto, quello delle radici, proprio le radici degli alberi di Bello Sguardo, quindi davvero un legame forte con questa terra. Sì, sono radici di ulivo, sono proprio radici di ulivo secolare e vogliono significare anche questo profondo legame con la nostra terra. Mi piace anche ricordare che c'è davvero dietro a questa bella opera d'arte un grandissimo lavoro che chiama a raccolta tante persone. Sì, oltre il contributo di tutta l'Accademia, particolarmente dietro la regia di Amedeo Brangato, degli altri componenti, Peppino, Emilio, Davide, Alessandro, Pietro, Luigi, ci sono anche altre persone che lavorano anche in incognito, ci sono, anche il contributo quest'anno, anche per quest'anno, c'è stata un'ottima collaborazione con l'appoggio della dirigente, del vicepreside Troncone, c'è stata la collaborazione dei bambini delle scuole elementari e della scuola materna. Anche loro hanno partecipato alla realizzazione di quest'opera. Per Quando si può visitare? motivi logistici e per motivi di organizzazione, anche perché siamo pochi, ci sono tante attività in corso, è preferibile poco prima o dopo le funzioni liturgiche, perché è necessario qualcuno che azioni il meccanismo. Perché tutto il presepe poi è in movimento, c'è bisogno anche di qualcuno che controlli e ti renda conto, insomma, anche di tutti i movimenti dell'opera. Il momento più triste è quello, insomma, più triste anche degli altri anni, è la fase dello smontaggio. Quando accadrà e soprattutto che fine farà questo presepe, che è davvero, insomma, un peccato doverlo smontare per l'appunto. Dopo il battesimo di Gesù, la domenica dopo l'Epifania, è finito il tempo di Natale e quindi possiamo, con alcuni giorni di attesa, poi bisogna passare a smontare, perché poi immediatamente bisogna preparare la chiesa anche per gli altri tempi liturgici e le altre attività dell'anno. Visitare il presepe di Bello Sguardo in questo periodo è anche l'occasione per apprezzare tutto ciò che Bello Sguardo propone ed offre a coloro che vogliono visitarlo, come ha sottolineato l'assessore Peppino Troncone. Sì, noi non smettiamo mai di dire grazie a Don Nicola Coiro perché insieme ad Amedeo sono i veri animatori di questa iniziativa. Chiaramente tutta l'Accademia del Presepe, tutti questi giovani che devo dire che ci lavorano da tanto, immaginate che per preparare i meccanismi penso che ci vogliono dei mesi, immaginate come questi si devono muovere. Quando vengono qui devono soltanto assemblare, quindi che sembra una cosa facile, poi dopo ci saranno altre difficoltà sul posto che vengono risolte da tutti questi bravissimi giovani che amano Bello Sguardo, che amano il loro paese. Poi c'è una bellissima sinergia anche con i ragazzi della scuola. Voglio anche ringraziare il dirigente scolastico Mimì Minella, che questo primo anno che è reggente qui per le scuole di Bello Sguardo e di Piaggina, come gli ho parlato di questa iniziativa, lui subito ha dato il suo assenso e speriamo che ci sia presente anche il giorno della recita, così gli facciamo vedere questa bellissima opera. Sì, dicevo, è una bellissima sinergia. Parrocchia,
il comune per quando può pubblicizzare, la scuola. I bambini della scuola dell'infanzia hanno realizzato questi sacchi presenti nel mulino, i bambini della scuola primaria hanno realizzato il castello di Erode utilizzando queste pietre. Più che altro noi vogliamo lasciare un segno in tutta la comunità, utilizzando il presepe come veicolo, diciamo, per tenere insieme questo nostro bel paese. Poi, venendo a vedere il presepe, potete anche visitare altre strutture ricettive, oppure potete gustare i nostri prodotti, la sfogliatella, potete degustare il vino, l'olio che quest'anno è eccezionale, quindi girare un poco a bello sguardo. Questo è anche il nostro obiettivo come amministrazione. C'è un altro appuntamento interessante il 29 dicembre. Ancora una volta il presepe e questa attività fa da traino per questo paese. I ragazzi hanno voluto mettere in mostra i presepi realizzati negli scorsi anni e il 29 di dicembre i ragazzi della consulta di Rehab Alburni organizzano presepi d'autore. C'è un percorso all'interno del centro abitato dove si possono rivedere i presepi degli anni scorsi e quindi farsi un giro e stare una bella giornata a bello sguardo. Nel nostro breve tour a bello sguardo abbiamo fatto tappa anche alla tenuta Nonno Luigi, dove abbiamo incontrato il titolare Giuseppe Croce, che peraltro ci ha parlato anche del Museo della Civiltà Contadina che è stato allestito da suo padre. Sì, sia in occasione del 29 dicembre per i presepi d'autore, sia durante il periodo natalizio oppure su prenotazione, siamo sempre pronti ad accogliere, sia con prodotti, prettamente con prodotti nostri a chilometro zero, anche abbiamo una cantina dove abbiamo tutte le cantine locali, quindi parliamo sempre di territorialità di prodotti a chilometro zero biologici e che possano rappresentare eccellenze non solo nel nostro territorio ma anche fuori. Quindi vi aspettiamo sia nella mia struttura, nella struttura di Villarea, nelle altre strutture convenzionali, altre strutture delle nostre realtà, con la speranza che queste nostre zone possano essere sempre vive dal piccolo turismo e quindi rilanciare queste aree che sono davvero meravigliose. È bella anche la nostra iniziativa che è nata qui a Bello Sguardo, un museo della civiltà contadina. Sì, lì principalmente è stato il promotore, chi ha realizzato l'opera, è stato mio padre, quindi fa lui il merito di tutto questo, dove vedeva le persone che abbandonavano comunque oggetti dove dietro c'erano comunque dei sacrifici, oppure li buttavano proprio senza senso. Mio padre, dispiaciuto anche di questo, ha voluto dare una nuova vita a queste anche opere, sia opere d'arte, sia utensili, sia qualsiasi cosa, dove poi anche spesso, cioè, dopo, in secondo momento è nata una collaborazione anche con delle persone, quindi hanno dato un valore aggiunto riportandole nel museo dove mio padre li ha posizionate e quindi le rende visibili a tutti. Vi invitiamo dunque a visitare questo presepe a Bello Sguardo, ma vi invitiamo anche ad apprezzare tutte le altre caratteristiche di questo piccolo ma grazioso comune degli Alburni. Grazie per l'attenzione, a presto!